Perché? Perché le cose belle devono sempre finire? Mi mancherà questa serie. Questo sarà l'ultimo episodio di Spider-Man. E quindi sono la gente qui campi e benvenuti al fantastico Uomo Ragno. È stata una delle serie più belle del mio canale, ma dobbiamo concluderla. Dobbiamo essere forti. Non dobbiamo guardare indietro, ma sempre avanti! Lì si trova l'ultima missione di Spider-Man, me l'avete detto tutti che è l'ultima, quindi ormai so che è l'ultima. Ho paura, devo essere pronto. Tutti che vogliono ancora farmi la pelle, ma non capite che ormai sono diventato una potenza della natura? Ma prima di andare lì dentro, off camera, ho speso veramente 2 ore della mia vita per far tutto ciò, ma ho tutti i gettoni disponibili per questa armatura. Oh my god! Spider Ghost! Se andavo con questo alla festa di Halloween avrei preso 10, ma anche 11, ma anche 12. Adesso comunque andiamo. Abbiamo una missione da compiere e questa armatura è la più potente per farla. Lì! Eccolo lì. Oh no, è accaldato! Alla ricerca della nostra amica. Non la nomino io, la nominerete voi. Sta andando alla Oscorp, il respiro del diavolo Link. Oh, oh! Norman! Vuoi andare da Norman? Sì! Oh, oh, oh! Cosa ci farà? Un discorsetto! Da vecchi amici! Ok, ora siamo qua. Devo eliminare questi demoni prima di seguire l'inizio. Devo andare in modo furtivo, ragazzi, ma ora sono veramente bravo. Allora, questo è pericolo, vuol dire che c'è questo. Quindi noi prendiamo questo. La morte ti dà il benvenuto. Salve, mio giovane amico. Ora questo è al sicuro. E possiamo colpirlo lentamente, pacatamente, ma con un po' di dose di dolore. Adesso, vediamo. Là ci sono 2 guardie, hanno rocket. Devo farmelo furtivo se voglio veramente agire nel migliore dei modi. Allora, nessuno è là sopra. Ottimo. Allora, questi vorrei distrarli. O se no, aspettate, mettiamo una cosa qui. Vai a vedere. Vai a vedere. Andate a vedere tutti, bravi bambini. Ora prendo questa e mando questo di qua. E ora questo dovrebbe essere al sicuro. Hello, hello, hello. Avete visto? La nuova tuta mi dà questi nuovi poteri. Ottimo. Sto continuando molto bene. Spider Gabby, Spider Gabby. Lui ti fa la festa bella. Voglio scoprire il potere della tuta, ma lo vedremo a suo tempo. Spider Gab. Sì! Ok! Ok! Ok. Neutralizzarlo in silenzio. Ok, ne mancano pochissimi. Questo facciamo così. E ora. Sparisci, se ne occuperanno i miei uomini. Sable! Lì ha fatto piazza pulita dei tuoi uomini. Non farci troppo affidamento. Sei stato avvisato, supereroe. Supereroe. E tu sei una super trota. Ok, lui è al sicuro. Quindi posso tornare di sopra. Ok. Abbiamo quasi fatto. Quello cos'è, sicuro? Allora sì, posso attaccarlo. Ho una. E ora andiamo lì. Completamente libero. Completamente stealth. Sono un fantasma adesso. Oh no, oh no, la save! Non scappare, non scappare. Allora, ora dobbiamo buttarli giù intanto. Ok. E ora che sono alla vostra altezza, che facciamo? Ok, ok. Andiamo. Ok. Qua a terra! Catturato uno! Siete come i Pokémon di tipo volo! Tu vieni qua! Woohoo! Ok, ok, tra un po' attiverò la mia arma segreta. Se sono costretto l'attivo. Tu cosa fai con il cecchino? Facciamo così. Brutto schifoso, sei come una mosca. Fastidioso. Oh, guardate che parkouromane. Ora prendiamo questa. No, mi hai costretto. Attivo il mio potere. Questo qua ammazza tutti in un colpo. Finalmente potrò tirare qualche pugno a quella trota.
Hai assalito i miei uomini e distrutto i miei equipaggiamenti. Sei costato milioni al mio cliente. Dammi una sola ragione per non ucciderti. Ascolta, tu non mi piaci e io non piaccio a te. Ma in questo momento il tuo cliente è alla mercé di lì e lo aspetta una brutta fine se non interveniamo. Possiamo restare a litigare o affrontare lì. Scegli tu. Oh, sa ragionare, c'è un cervelletto lì dentro. No, me l'aspettavo. Diciamo che ha paura per il mio nuovo costume, diciamo. Allora abbiamo un accordo. Mi aiuterai a salvare Norman. Per il resto non prometto nulla. Affare fatto. Mi è fuori controllo. Wow, wow. Wow. Ah, i cinesi sono tornati. Da sola. Amici. Da sola contro 2000. Anche lei è un'ottima Spider-Man. È ora di finirla. Ok, però qua che cavolo devo fare? Non mi sembra per niente fattibile. Allora, devo assolutamente passare per di là. Basta scappare lì. È una follia. Cosa hai fatto? Devo fare appello al Martin Lee che conosco, il fondatore dei Fist. Questo è lì che provava a cucinare, no? Cibo italiano. Ma si è reso conto che ha fatto un bordello con l'acqua calda. Oh! Allora, qua devo andare. Le piccole fessure dell'uomo ragno. Mi tocca scendere. Vola! Oh! Zero gravità qui. Che cavolo ha creato? Devo scendere. Oh! Spider-Man. È una questione tra me e Oscorp. Ma bastava che lo uccidevi in un secondo e sarebbe già morto. So dell'incidente. So cos'è accaduto ai tuoi genitori. Detective Parker. Incidente. È lo stesso cinismo di Osborn. Basta con sto Osborn. Che cacchio, non lo so neanche io. Mi esce fuori dalle orecchie. Dai, da bravo. Torna con la zia May. I miei genitori sono morti a causa mia, per ciò che Osborn mi ha fatto. Però allora è colpa di Osborn. Tranquillo. Aia. Il tuo passato non ti definisce. Puoi liberartene. Tu dici? Secondo me questo non capisce. Volevo fossero orgogliosi di me. Volevo onorarne la memoria. Non credo che mamma volesse che ti vendicassi proprio così. Ma per farlo Osborn deve rispondere alla giustizia. Non posso permettertelo, Martin. Ragazzi, andiamo nel passato segreto? Sì. È così che ha costruito tutto. Questa è tutta la storia di lì. L'inventore dell'acqua calda. Il dolore di lì, la sua rabbia, stanno alimentando il suo potere. Per quello si metteva sempre le maschere. Cercava di mascherare il dolore, ma poi alla fine non ce l'ha più fatta. Mamma, papà. Lee Junior. Alcuni. What? Che cosa? Oh, Michael? Dottor? È l'unico campione. Bam! Lo sapevo! No. C'era un bam! No, Martin! Io te l'ho detto, mi dispiace. È stato un incidente. Io volevo aiutarti. Aia. Quindi non uccide. Aiuti le persone. Tu le usi. Martin! Ma... Non riavrai i tuoi genitori. Perché ti ostini a voler salvare quest'uomo spregevole? Io voglio salvare te, Martin. Non cercare vendetta. Basta. In che linea temporale siamo? Sono Martin, ma sono anche lì. Lì è il lato malvagio di Martin. E Martin è il lato buono. Dividiamoli così. Oh no 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 no. Bruce Lee confermato. Battaglia finale.
Tra il bene e il male. Ah, ma in tutto questo dov'è Ziokti? Vieni qua. Vieni qua, guarda quanto. Voi non dovete darmi una stanza dove posso tirare roba, perché io inizierò veramente come un piccione a prendere tutto ciò che mi capita sotto mano e a schittartelo addosso. Scusami. Aspetta, no, si è scaricato. Anche tu vai a batterie. Fantastico. Mamma mia. Basta. Addirittura il coraggio. Ehi, ma sei Flash? Un momento, devo farmi un selfie per la miniatura. I'm gonna rock and roll, I'm gonna destroy this gate. Ora possiamo continuare. No, 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 la tua spada fa male lì. Però ho visto i tuoi seguaci che erano anche più forti. Ok. Però non ho più getti. Perché non ho più getti? Si è scaricato. Si ricarica, è la mia occasione. Si è scaricato. Potere di Naruto Uzumaki. È il vero me stesso. Il vero? No, tu sei lì, Monsignor Hot Water. Hot Lee Hot Water. Vieni qua, trapezzista delle spade. Saresti un ottimo Witcher con queste spadine. Geralt, che dici? Lo prendiamo? Oh. Ok, ok, ok. Ho scaricato di nuovo. Mamma mia, mamma mia. Bah, a me sembra veramente scarso comunque. Ho affrontato veramente boss fight peggiori. Però non devo morire se lo dico. Ah, no, no, no. Oh, colpirlo da dietro l'ha fatto arrabbiare. Sì, la Fist, la zia May. Reagisci, Martin. Puoi uscirne. Infatti, Martin. No. Osborn deve soffrire. Proprio ancora. E vabbè, grazie. Ora è Dark Souls. Ora è Dark Souls. Wow. Santa mano. Tutti i demoni che ha dentro. Tutte le anime che ha prosciugato. Tutte contro di me. Non mi avrete. Io sono l'uomo ragno. Chi è stato non lo so. Non mi farò uccidere da questi nabbi. Oh yeah. Ehi, Martin, come sta il mio Martino? Fra Martino Campanaro. Smettila di usare le spade. Devo solo scappare. Devo solo scappare. Questo lo farà rallentare. Devo solo scappare. Eccolo. Un grosso demon. Oh! Grosso demon. Nii! Come si fa? Però anche i peggiori demoni hanno le batterie. L'unico che non si scarica mai qua sono io. Ma lo sai che sto giocando con 10 costoli in meno? Questo mi rende svantaggiato secondo te? Però mi darà un sapore di vittoria più elevato quando ti avrò spezzato via dalla faccia della terra. Ancora quel demone. Ok, facciamo così. Ehi là, Martino. Ehi là, Martino. Oh, Zio Ben, guarda. Sei fiero di me, Zio Ben, che picchio la gente negativa? Ah, di nuovo scarico. Dovevi allenarti di più in palestra. Mamma mia. Cinesi abbronzati non devono esistere. Corro fino a questa anomalia. Non va bene. Aiuto. Non puoi, capito? Non puoi essere nero e cinese. Non è possibile. Lee. Bruce. Ah. Credo che ormai ci siamo. Ma questo era il colpo definitivo. Ma che boh, la spadina. La userò come stuzzicadente dopo che ti avrò battuto. Oh! Di nuovo? Ehi là. Ehi là. Oh! Deve aver fatto male. Godo, godo veramente, perché me l'ha fatta passare di cotte e di crude. Esatto, sparisci. Sono svenuti i suoi adepti. Non possiamo Osborn vivere senza un capo. Deve pagare. Lo so. No. Ah, per fortuna. Ma non è questo il modo, Martin. No, no, Octi. Dottor Octi. Dottor Octi. Sì, 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 sì. Questo, sì. Sì, eccolo nella sua forma finale.
Maledetto. Mi dispiace. Inutile. Oh! Cattivissimo. Quando un nerd si arrabbia, ragazzi, diventa peggiore dei peggiori bodybuilder gangsta, eh. Non mai fare arrabbiare un nerd. Prima regola di Octopus: don't destroy my nerd sims. Vabbè, basta, una spintarella. Anni di tecnologia e una spintarella. Ok. Mettiti i nuovi occhiali. Quelli sono occhiali da sole, non funzionano al buio. Ok. Oh. 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 Il mio teschio. Ah, fa più male alle costole quando sei solo pelle e ossa. No, mi ha ucciso. Aiuto. Oh no. No! Otto. L'antidoto. L'hai riconosciuto? Quell'espressione nei tuoi occhi. Non sai da quanti anni desideravo vederla. Pronto per il gran finale? Iniziamo. Andiamo a Fornagit. Voleva solo portarlo sulle montagne russe. Era il loro desiderio da bambini. Non ha mai potuto portarla. E Spidey? Tre botte. Ora sono indifeso. Ora potete farmi male. Ehi. Dov'è andato? Via. Ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. In ospedale? No, non in ospedale. Non in ospedale! Al fist. Ah, al fist? Voglio che la zia mi guarisca. Cavolo. Quindi niente, non si fa nada. Respiro la tristezza. Oh! Che quello chi è? Ogni volta è ci questo. Ci serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Io credo? Cercherò di fare del mio meglio. E la zia? Hai maschere, guanti, strumenti sterili? E la zia? Grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Ora devo sopravvivere. Perché ora avete bisogno di me, vero? Oh mio Dio. Oh, e adesso? Ti ricordi di me adesso, eh? MJ? Quando sto per morire? Quando sono tutto sciupato? Che ti ricordi di me, eh? Merda, Jay. Dai. Tempo qualche giorno mi ricrescono le costole. Come nuovo. Ma chi mi ha guarito? Uno a muzzo. Ce la farà. Ma deve riposare. Sarebbe un dottore, ma lui è dottor Michael. Andava benissimo da lui. Da solo. Ehi, aspetta, piano. Già. Dov'è May? Però mi fa dei bei muscoli, statuto. Devo ammettere. Oh no! Oh no! No! No. Dicono che non le resta molto tempo. Eh sì, ma se si sveglia e mi vede così muore di infarto. Cambia tutta Peter prima. Adesso dove vai? Devo trovare Otto all'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma io sì. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Sei una genia! È vero! Sono io che l'ho costruito. E sono io che lo posso distruggere! Sto bene, eh? Non svenirmi. Cosa? Ma perché questo ragno continua... Dove... Oh no, vuole andare da Miles?
Vuole andare da Miles? Secondo me vuole andare da Miles. Lo sapevo! No! Neanche questa. Ve l'ho detto. Che sarebbe diventato un nuovo Spider-Man. No. Oh! Ecco. E adesso? DLC confermato, eh? L'interfaccia. Come un tempo l'ho costruita. Forse posso distruggerla. Vai al laboratorio. Al laboratorio troverò sì. qualcosa. Ok. Tempo di tornare Genius Parker. 1 più 1 uguale 11. Spider-Man, salve. Oh. Ok, devo proprio cambiare numero. Sto per lasciare New York. I recenti eventi mi hanno turbata. Come? Tutto l'odio di Osborn non ti ha dissuaso dal salvarlo. Tornerò in patria. Per riflettere. Ah, peccato. Mi mancheranno i tuoi squadroni della morte. E i tuoi sguardi anche mortali. Questa è l'ultima occasione per potenziare abilità e... Oh! I squadroni della morte restano, purtroppo. No. Loro non condividono le mie incertezze. No. E Osborn paga profumatamente. Mi spiace. Era quasi una bella notizia. In effetti, tu e il tuo strano senso dell'umorismo mi mancherete, Spider-Man. Addio. Per fortuna che è una persona. Strana e violenta. Strana perché come si fa ad apprezzare il tuo senso dell'umorismo? Sei tornato al normale! Perché? Ti sei non ti piaceva la mia tuta? Non hai gusto. Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Fanculo. Usando un po' di inventiva. Peter Genius Parker, ecco. Per far sembrare uno figo, butta equazioni a caso, matematiche, su fogli sovrapposti. E tutto acquisisce epicità. Oh, sì. Non so cosa sta facendo, ma... Spider! Cosa... Si è creato la tuta di Octopus? Che tuta si è fatto? Spidey! Cosa sei? Oh, mamma mia! Indefinibile, inarrivabile. Peter! Ok, sta già succedendo qualcosa. Osborn in ostaggio. È l'ora di andare. Wow. Non vogliamo gettare giù dalla torre? Fate qualcosa! Andategli addosso con l'elicottero! Non gliene frega niente. Stanno a guardare. Ma nessuno vuole salvare Osborn a parte... Ti aspetti che implori? Beh, scordatelo! Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Cosa vuole fare? In che modo? Confessa quello che hai fatto! Oh! Io... Non ho... No! Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Ah! Ok! Cos'è accaduto? No, nuovo iPhone! È la fine! Tu hai rubato la mia azienda! Le mie idee! Ora... La verità. La verità. Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. Oh. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto. Aia. E lo sarai per sempre. Ma almeno l'ha convinto a lasciarlo. Morto? Cosa? Io sono arrivato ovviamente. No.
Guarda, guarda, guarda che sorrisetto, guarda che soddisfatto. Voglio un aumento, eh. Voglio una casa e una villa. Otto, hai sempre aiutato gli altri. Ti prego. No, no. Stai ostacolando l'uomo sbagliato. Perché quel boccione non ce l'avevi? Ma fa come credi. Va bene, va bene. Non resta molto. Ti va prego. Bene. Insegnerò l'antidoto quando Osborne avrà pagato per i suoi crimini. Porca vacca! È impazzito, è impazzito, è pazzo! Uno scienziato pazzo! Uno scienziato pazzo! Fermo, fermo. Guarda quante belle ragnatele. Ora sì. Ora sì. Oh, 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 oh. Segnamelo in posta. Dammelo. Oramai Osborne è rovinato. No. Lui cade sempre in piedi. Ok. Deve perdere tutto. Ora andiamo. Andiamo così. Guarda! Esplosioni atomiche. Bene. Easy. Devo tornare su però. Vedo che devo continuare. Un nuovo costume. Ma continuiamo! Conosco i tuoi punti deboli! Il nuovo costume è assurdo! Ah! Ora mi devo ricaricare. Aspettate. Dai, 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 dai. Blocchiamogli le braccia, sono solo quelle la sua forza. Bene! Continuiamo! Guarda che glielo pianto! Il suo stesso braccio nel corazon! Nel corazon! Continuiamo così. Ora però silenzio. No, sapevo che dovevo riattivare ste cose. Lo sapevo. Oh, aia. Aia. Guardalo. Guardalo. Cosa mi sto tirando addosso? Ok, l'ho colpito, credo. Ottimo. Ce l'ho fatto. Però ho fatto male. Piano, piano, piano. Piano, piano e bene. Ci serve l'antidoto, subito. Salverò la città, ma solo dopo aver distrutto. Come? Egoista del cavolo. Non pensavo che fossi così. Estemerò il tuo problema di calvizie una volta per tutte, uccidendoti. Ora. Oh, sì. Sì. Cosa? Se lo rimette, se lo rimette, se lo rimette. Ah. Ma gliel'ho tolto. Cosa? Non ho capito, gliel'ho tolto sì o no? Mi sa di no. Sei una vera delusione. Ora mi vedrà. Porca. Come fai a saperlo? Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter. Ma non mi hai dato ascolto. Lo sapevi? Non ti lascerò vincere. Adesso lui pensa che io gli voglio rubare l'invenzione. È troppo importante per me! Non quanto lo è. Per me! È un genio della persona. Oh. Anche tu. Linea verticale. Sì, combatti, lo sapevo. Non vedi quanta gente soffre per ah! Ok, piano. Pianotti. Tu ignori il dolore che ho. Pianotti. Piano, 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 piano. Sta arrivando la polizia. La neuro. Ok. Tu dovresti sinistra. Trattenermi. Sinistra adesso. Sinistra a posto. Quanto dura questo palazzo? Un attimo. Vieni qua. Vieni qua. Ti butto giù. Ti butto giù. Ti butto giù. Ti butto giù. Anch'io sono capace. Basta.
Questo rettile, di che famiglia sei? Vai così. Sembra una cinematica, ma sto facendo tutto io, lo giuro. Date a Cesare quello che è di Cesare, giustamente. Oh, amo quel verso. Vieni qua, vieni qua. Non sarei mai un vero ragno. Ti prego, pensa all'uomo che eri. Quell'uomo è morto. Non puoi salvarmi, Peter. Allora, che tristezza. Dovrai sopporti da solo. Quindi vuol dire che è spacciato. Mi dispiace, ma uno chiuso nel suo odio e capisce solo con le botte. Abbiamo quasi fatto. Abbiamo quasi fatto. Cioè, ma quanto duri? Come fai ad essere così forte che non hai mai fatto sforzo fisico? Solo fisica. Sforzo fisica, sì. Mi dispiace. Cosa vuoi fare con quelle manacce? Come le ha prese? Hai l'aria stanca, Parker. Stanco no. Sono ferito. Otto! Fermo! Se vuoi cambiare il mondo, devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono assolutamente d'accordo! Successo? L'antidoto. Mi ha staccato il braccio. L'antidoto più importante di Otto, mi spiace. Devo andare a prendere l'antidoto. Ancora vivo. Dopo sta botta. Resistente. No. Ah, sì. Peter. Adesso sì. Eri un figlio per me. Dovevo sapere che mi avresti tradito, proprio come tutti gli altri. Tradito? Tradito? Io ti veneravo. Il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai. Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi. Che gli altri capiscano oppure no. No, ti sbagli! Io volevo diventare come te. Ma tu hai rovinato tutto! Aia. Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh... Adesso mi è chiaro. Oh, sì, sì. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Non l'avevo. Forse possiamo farlo. No, non l'avevo. Insieme. No, 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 non l'avevo. Se tu mi aiuti. No, 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 no. Peter! Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Però è la punizione che ti meriti. Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi? No, però vecchio mio. No, Peter, Peter! E poi c'è il rischio che io svegli a qualcuno il tuo
segreto. Ahia, allora bisogna... Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter. Oh, bene. Male. Peter, dove vai? Peter! Peter! Grande Peter! Oh, così, con le balle d'acciaio. Vecchio costume, vecchio me. Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse più. Ma... se lo usiamo subito per qualcuno? Non potremo curare gli altri. Non puoi salvare la zia. Torno tra poco. Basta. È a te la scelta, Peter. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Togliti la maschera. Voglio guardare in faccia mio nipote. Ma tutti che sanno il mio segreto, ma ormai lo sa mezzo mondo. Sapevi? Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti... Ma sono così fiera di te. Anche Ben lo sarebbe. Tutte le persone che hai salvato. Non so cosa fare. Sì, che lo sai. No, Peter. No. Dai, fai il pie. Why? Dove? Almeno però abbiamo salvato molte più persone. Ha fatto la scelta giusta, Peter. Sarebbe stato egoista, come i suoi nemici, se avesse usato il siero. Ecco, magari, ecco, non sapevo, vicino alla tomba di Ben. Andremo a fargli visita ogni tanto. Ah, adesso è il contrario, vero? Oh. Oh. Che adesso però non potrà neanche camminare lui. Però lui sa il mio segreto. Vediamo. Sguardo cattivo. Sguardo da vendicativo. Ok. Quindi? Ciao, Mary Jane Watson, nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? Oh, no, ma... Arrivo subito, cara. Ok. Mm-hmm.
In realtà pensavo di cambiare settore. Sì, potrei diventare uno chef. Tu. Biscottini color ragno. Scusami, è che... sei uno scienziato. E in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città, quindi... Già. Certo, sul pollo al curry non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh, sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Oh. Miles mi ospiterà per un paio di che notti. Che notizia! Oh. Sai, puoi sempre venire a stare da me. RJ! Ma solo se vuoi. No, è una domanda? Cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma solamente se... Se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. Anch'io. Rivelazioni scioccanti. No! Ah! Ah! E stavolta non entra Miles. Se ti azzardi, guarda, ti picco con le bottiglie. Oh! Ragazzi! È finito. Oh! E quando finisce è sempre un po' triste. Ma mi è piaciuto. Mi è piaciuta la fine, davvero eroe. A livello qualitativo, uno dei più belli. Forse il migliore che ho visto. Fino a Red Dead Redemption 2, poi vedremo anche quello. Ma sicuramente un livello stratosferico di qualità. Un gioco di qualità. Ok, sì, la storia alla fine... Nulla di proprio specialissimo, ma ci stava. È un gioco da godere alla fine, un gioco bello, spettacolare. E lo è stato. Lo è stato ed è stato veramente un piacere portarvi questa serie. Wow. Fantastico. Epicissimo. Non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Oh. Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Oh no. Dimmi. Beh, sai... Mi succedono cose strane. Oh no. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia... Non quello. Senti, forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene. No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Hai capito? No! DLC! Voglio il DLC! Voglio il DLC! Ragazzi, sta anche per uscire il film al cinema di Miles Morales, quello della Sony, quindi se siete interessati c'è pure quello. Nel frattempo che aspettiamo un nuovo Spider-Man. E tra un po' dovrebbe uscire anche il DLC di Black Cat, quindi... Anche quello sarà interessante. Eravamo a un passo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Figlio mio. Thank you.
Ragazzi, fantastico. Anche se sti finali inaspettati, molto molto bello. Dai dai, usciranno nuova roba, ne sono sicuro. Nuova roba uscirà presto, adesso non so come sarà il gioco. Possiamo continuare a giocare probabilmente, quindi... Congratulazioni, hai completato la storia principale, ma l'avventura continua. Ah. Posso fare roba. Interessante. Ok, magari ci faremo una live prima di concluderlo totalmente, ovviamente prima dei DLC. Quindi state sintonizzati, Spider-Man non è ancora del tutto finito nel mio canale. Ma per questo episodio, però sì, questo era tutto. Spero che vi sia piaciuto, fantastico. Lasciate un like se vi è piaciuta la serie e noi ci becchiamo al prossimo fantasticosissimo video di Gabby16bit. Ciao ragazzi!